Direttore, allora, finita la stagione del Pescara e finita con questa eliminazione, insomma, che cosa si può dire al 91esimo? Non solo di questa doppia sfida con la Feralpi, ma di questa stagione, direttore. Di questa stagione si può dire che è partito tutto da quest'estate, dove abbiamo cambiato tantissimo. Molte cose sono riuscite, altre non siamo riusciti a farle. Abbiamo forse creato delle aspettative troppo alte all'inizio della stagione. Il nostro vero obiettivo, arrivati a un certo punto, era il terzo posto. Quello lo abbiamo fallito, non siamo stati capaci di arrivare terzi, siamo arrivati quinti, siamo arrivati a questa partita con qualche elemento in meno. Non è una giustificazione, però insomma sono cose che contano fino a un certo punto. Siamo fuori e dispiace. Ci conferma che il presidente Sebastiani è andato via piuttosto arrabbiato? No, ci ho parlato prima, è normale, arrabbiati siamo tutti, arrabbiati, dispiaciuti, non so se è andato via. Aspettavamo qui al 91esimo per ascoltarlo, per questo le chiedevo, è andato via. Presidente, cioè, io sono direttore sportivo, 2 mesi e mezzo, come avete visto tutti, che non rilascio dichiarazioni, non ho più parlato. Oggi siamo usciti, è giusto che io venga qua e ci metta la faccia. Lei prima parlava di fallimento relativamente alla conquista del terzo posto, c'è però chi parla di fallimento di questa stagione del Pescara. Lei cosa si sente di dire che è il direttore sportivo di questa squadra? Chi parla di fallimento di questa squadra forse non sa il lavoro che è stato fatto, i contratti che abbiamo tolto, e siamo riusciti a portare tantissimi giocatori in prestito, altri sono in scadenza, perché sapete tutti che il presidente sta cercando di cedere la società. Abbiamo cercato di fare questo per alleggerire un po' il tutto. Da questo punto di vista abbiamo fatto un ottimo lavoro. Poi è normale, tanto alla fine la gente si ricorda solamente dei risultati del campo. È andata male e siamo qua, ripeto, sono qua io a metterci la faccia. Tornando indietro di 12 mesi, rifareste alcune scelte, per esempio quella di Gaetano Auteri? Ma adesso questo è qua male, scelte, adesso questo è troppo limitato. Noi dobbiamo, adesso siamo tutti delusi, arrabbiati per questo finale, lasciamo stare tutto quello che è successo. Per chiudere, direttore, da domani si pensa al futuro. Lei diceva che c'è una trattativa in atto, comunque ci sono delle possibilità che possa cambiare la proprietà, che possa entrare qualche nuovo dirigente. Il futuro invece di Matteassi? No, non lo so. Guarda, ripeto, sono arrabbiato e deluso di questa sconfitta dell'uscita dai playoff. Il futuro ancora, io non so nulla. L'ultimissima, questa sera c'erano molti tifosi arrivati da Pescara che hanno incoraggiato la squadra ma hanno contestato la società. Avete sentito anche voi dalla panchina? Sì, diciamo, qualche coro, però stavo pensando alla partita, sinceramente. Li ringrazio che sono venuti a stare vicino a questi ragazzi, però cioè, pensavo alla partita, insomma, non è che ho sentito tanto. Grazie. Arrivederci.